di bilancio fatta l'anno scorso per questo 2019 fu annunciata come il grande cambiamento, cioè, io dissi subito, ma scusate, questa legge di bilancio muove lo 0,5% del PIL. Al di là del merito, del certo. giudizio su come sono state spese le risorse, io non l'avrei fatto in quel modo, ma al di là di questo, già la quantità 0,5%, francamente cosa volete cambiare? E la realtà dimostra che siamo arrivati a crescita zero. Allora, ci sono le prime due telefonate, Polista e poi Napoli. Pronto? Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. A lei, al professore Baltastar, che stimo tantissimo. Volevo fargli una domanda. Per quanto riguarda il costo in termini di interessi, di maggiore spesa, riguardo alla manovra che è stata fatta dal governo a Giorgio Verde, se lui ci può dare una cifra, visto che è il presidente del Centro Studi. Tutto qua. Il costo, quanto ci è costata la politica economica di questo governo? Arrivederci. Okay. Ha ancora una quarantina di secondi, no, ha deciso che questa era l'unica domanda. Professore, prendo anche la seconda da Napoli, così poi risponde. Pronto? No? È caduta la linea? No, salve. C'è. Buongiorno, salve. Buongiorno. Prego, Senta, hai in onda? Sì, va benissimo. Volevo chiedere al dottor Baltastar, il problema demografico in Italia, probabilmente tra qualche anno, prima del 2050 esploderà in maniera tragica. Come si può risolvere? Non è il caso di incentivare nascite aiutando soprattutto le famiglie? Perché secondo me ci troveremo, non tra tantissimi anni, in una situazione molto, ma molto problematica. Ecco, non è meglio puntare come problema numero uno, cercare di risolvere, quantomeno di aiutare le famiglie per quanto riguarda il problema? Grazie all'ascoltatore di Napoli. 40 secondi avete a disposizione per fare le vostre domande. Allora, professore. Ma queste due domande dimostrano che i cittadini italiani sono forse qualche volta o forse spesso molto più saggi di tanti politici italiani, perché sono due domande centrali. La prima: quanto ci costa in termini di interessi sul debito pubblico, eccetera, è l'esempio di quello che ci siamo detti pochi minuti fa, e cioè quando si parla per tweet, per social e quant'altro, non ci si rende conto che questi producono effetti, per cui è oggettivo che il governo giallo-verde, con i suoi annunci sin dall'inizio, un giorno usciamo dall'Europa, un giorno usciamo dall'euro e poi mettiamo i mini bot e poi facciamo questo, ha messo in fibrillazione i mercati e ha portato lo spread oltre i 300 punti base, senza che fosse stato deciso nulla in Parlamento, nulla da parte del governo, quindi addirittura abbiamo subito effetti negativi in termini di maggiori tassi di interesse solo da annunci. È chiaro che speriamo che rientri questo, che lo spread si riduca come in parte si è ridotto, non tanto per merito nostro, come abbiamo detto, ma per l'annuncio che a settembre la Banca Centrale Europea varerà un nuovo quantitative easing. Ma nel frattempo, in questi mesi, abbiamo dovuto rinnovare titoli del debito pubblico. Attenzione, noi dobbiamo rinnovare il debito pubblico totale, sono 2.300 miliardi di euro. Ogni anno vanno in scadenza circa 400 miliardi di euro, quindi quelli che vanno in scadenza, che avevano un certo tasso di interesse più basso prima, nel momento del rinnovo, li rinnovo ai tassi che emergono in quel momento, quindi li abbiamo dovuti rinnovare a tassi più alti. Non è facile fare le stime precise, ma certamente questo giochetto ci è costato 5-6 miliardi di euro di interessi in più. Questa è la risposta al primo interlocutore. Secondo, il problema demografico. Attenzione, il problema demografico italiano non si porrà nel 2050, si pone oggi. Oggi si pone il problema demografico. Quindi c'è un problema di immigrazione controllata da integrare e, io sostengo anche a maggior ragione, un problema di sostegno alla famiglia. Ma come si dà il sostegno alla famiglia? Parliamoci chiaro, si dà con l'opportunità di lavoro ai giovani, di un lavoro possibilmente certo,
permanente col quale poter programmare a medio lungo termine, col quale poter decidere di sposarsi, poter decidere di fare un mutuo tra moglie e marito e quindi di avere figli. Attenzione che il problema demografico in Italia si è posto semplicemente perché la mia generazione, quindi i vecchietti sostanzialmente, a 23, 24, 25 anni si sposava e a quell'età aveva il primo figlio. Se andiamo a guardare i dati recenti, i giovani oggi prima di 30, 35 anni non se ne parla e il primo figlio ce l'hanno a 35 anni. Questo spostamento in avanti di 10 anni fa crollare ovviamente il tasso di natalità. Questi sono fenomeni a lungo termine, ma le decisioni vanno prese anche a breve termine. E allora la ripresa della crescita e dell'occupazione, in particolare le opportunità per i giovani, è il perno di una politica demografica. Non la si fa con i sussidi per farli stare a casa, la si fa con il grande incentivo di trovare un lavoro e avere uno stipendio certo. Altre due telefonate, la prima da Avellino. Sì, buongiorno, sono Lello Raffaele, salve. Ecco, il Presidente della Repubblica rappresenta un po' Gesù Cristo in mezzo a noi. Io mi auguro che prenda decisioni giuste ed equilibrate per il governo in uno spirito non di tristezza ma benefico per il Paese. Ciao, grazie. Grazie. Roma. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Enrico da Roma. Io volevo chiedere, sembra che tutti quanti abbiamo dimenticato che in Europa c'è ancora una procedura di infrazione nell'aria. Vorrei sapere che cosa succede. E poi, cosa farebbe il professore per distruggere questa evasione fiscale che è continua? Grazie. Grazie a lei, professore. Allora. Beh, caro Raffaele, Mattarella non è Gesù Cristo, francamente, con tutto il rispetto, però certamente ha il ruolo di guidare il Paese, il Presidente della Repubblica, ha esperienza, ha saggezza, ha anche pazienza, come ha dimostrato in più casi, ma in questo caso la pazienza ha un limite. Quindi tutti noi ci auguriamo che guidi il Paese verso una soluzione saggia. E a mio parere la soluzione saggia oggi ha due alternative: o c'è una maggioranza politica in questo Parlamento con una prospettiva di legislatura, o se non c'è occorre andare a votare. Adesso dico sì, certo che c'è la procedura di infrazione che potenzialmente potrebbe essere aperta, ma proprio per questa ragione occorre che l'Italia risponda con una politica economica seria, strutturale e di medio periodo per non avviare una procedura di infrazione. Certo che se andiamo lì a contrattare una manovrina che scavalli l'inverno e la primavera prossima, giocando sui decimali e sperando in una ulteriore flessibilità della Commissione europea, non è che questa sia una soluzione auspicabile, anche perché ricordiamoci c'è la procedura di infrazione che è un passo formale che la Commissione europea potrebbe prendere, ancora non l'ha presa, ma ci sono i mercati finanziari ai quali noi dobbiamo andare a chiedere ogni anno 400 miliardi di euro di titoli da comprare, titoli nostri che devono comprare gli altri, che non è che gliel'ha ordinato il medico di comprare titoli di Stato italiani. E infine l'evasione fiscale ha bisogno di una strategia a tenaglia, come sostengo da tanti anni. Da un lato un'amministrazione capace di fare accertamenti e incroci, cioè l'amministrazione fiscale italiana, l'anagrafe tributaria, oggi tecnicamente è tra le più avanzate al mondo e può incrociare i dati di ciascuno di noi cittadini. Per esempio, prendere la dichiarazione dei redditi, il catasto edilizio, il registro automobilistico, aeronavale e quello che è, i conti correnti bancari, le carte di credito, le bollette delle utenze casalinghe, incrociando questi dati e far emergere che il signor Luigino Rossi, che ha dichiarato 20.000 euro
di reddito all'anno risulta avere 3 case, 2 automobili, movimenta nel conto corrente 200.000 euro, paga di bollette all'anno 10-12.000 euro, e allora lo puoi chiamare e dire: caro signor Luigi, ci può far capire come fa lei essere così bravo a manere? Questo è un lato della tenaglia. Dall'altro lato occorre introdurre il conflitto di interessi in termini fiscali, e cioè tutti i servizi per la famiglia, per la salute, per i figli a scuola, per gli anziani, eccetera, debbono poter essere detraibili in modo tale che ci sia un interesse da parte della famiglia ad avere una regolare ricevuta fiscale deducibile e in qualche modo far emergere l'economia sommersa. Attenzione però, questa tenaglia deve essere attuata subito, ma deve durare in modo strutturale nel tempo, e gli effetti di questa tenaglia si possono vedere solo dopo 2, 3, 4 anni, per cui il gettito del recupero dell'evasione, certo, non può essere messo a bilancio oggi nella speranza che avvenga. Quando ci sarà, se ci sarà, allora se ne prende atto e lo si mette a bilancio. Mi sembra che ho anche capito la critica. Allora, le prossime 2 telefonate.